È tutto pronto per l'esordio stagionale della Lazio in Europa League. Domani alle 21.05 i biancocelesti saranno di scena al Gelderom, casa del Vitesse, squadra che vi andiamo a presentare col seguente servizio. Il Vitesse, vincitore della scorsa edizione della Coppa d'Olanda, vive un ottimo periodo di forma. Secondo in campionato con 9 punti, nelle prime 3 giornate ha perso soltanto la gara casalinga con la Z per 1-2 ed è reduce da un netto 0-3 di sabato in casa dell'Excelsior. Al contrario della Lazio, invece, ha perso la Supercoppa nazionale contro il Feyenoord dai calci di rigore. Il mercato estivo ha visto andar via ottimi elementi. L'attaccante Van Voswinkel è andato al Basilea, poi Zhang al West Bromwich, Nakamba al Club Brugge e Rum passato ai rivali del PSV Eindhoven. La dirigenza però si è mossa bene acquistando giocatori interessanti come Linsen, Passberg e Castagnos, ex Inter, oltre a Tim Matabs, ex Genoa e in passato anche obiettivo della Lazio. Il Vitesse inoltre ha sfruttato come sempre la massima collaborazione col Chelsea prendendo in prestito dei giovani di assoluto valore come il mediano Ali, il terzino Dabo e il difensore centrale Miazga. Con ogni probabilità sarà il 4-3-3 il modulo scelto da Henk Fraser, allenatore del Vitesse. Passberg tra i pali, Dabo a destra, Butner a sinistra e Kashia il capitano in coppia con Kuisvik al centro. Brands, Serrero e Fori in mezzo al campo, mentre davanti il tridente sarà formato da Rashica, anche lui entrato in estate nell'orbita biancoceleste, Matabs e Castagnos.